Consigliere, ieri oggi in aula si è discusso del piano di utilizzo delle royalties del Comune di Ragusa, un mare di soldi che quest'ente riceve ogni anno e che spende, diciamo, con disinvoltura, volendo usare un eufemismo. Sì, siamo passati anche attraverso un uragano, diciamo, che era quello del tentativo di scipparci le royalties, forzando la legge. E indubbio però, e questo è il problema che resta, che noi abbiamo posto già come città nel 2014, che questi soldi non vengono spesi come legge comanda e come etica comanda da questa amministrazione che continua a definire finto grillina, perché se avesse un minimo del DNA dei grillini a livello nazionale non avrebbe nessuna difficoltà a spendere quello che deriva dalle royalties del petrolio, a spenderlo come si deve, cioè puntando tutto su un'economia nuova, che è l'economia verde, ecosostenibile, e in quella maniera avviare uno sviluppo economico in città, cosa che si poteva fare perché le somme, come dice lei, sono sostanziose. Qui oramai viaggiamo oltre 60 milioni di euro con quello che prenderanno anche quest'anno. Stanno, probabilmente saranno sui 16-17 milioni. Probabilmente dai 15 in su, eccetera. Ora, ancora una volta, noi non abbiamo nessuna idea. Non solo di come le vogliono spendere, ma nemmeno di come le hanno spese. Io a gennaio, insieme ad altri due colleghi, Massari e Migliori, ho chiesto una rendicontazione dei soldi spesi negli ultimi 2 anni con le royalties. Sono stato rinviato di un mese, poi di 20 giorni. A tutt'oggi, dal 22 febbraio, io non ho ricevuto nessun tipo di indicazione. Tenete conto che normalmente la richiesta di accesso agli atti dovrebbe essere evasa in 5 giorni. Quindi io a 27 febbraio avrei dovuto avere questo documento, non lo ho. Ora, perché non sono in grado di produrlo. Abbiamo fior di dirigenti pagate decine di milioni di euro l'anno, abbiamo un assessore che si dice competente, non riescono a produrre nemmeno un resoconto di come hanno speso questi soldi. Non solo, non vogliono nemmeno rendicontarci o presentarci un piano per la spesa di questi ulteriori 16 milioni per il prossimo anno. Ci hanno appena bocciato un ordine del giorno con il quale chiedevamo di istituire un piano di spesa, come fanno per le opere pubbliche, come fanno per IBLA, un piano di spesa che arrivasse in consiglio, quindi il consiglio decidesse come modificarlo o meno e questo documento facesse parte integrante, fosse cioè tecnicamente un collegato del bilancio, manco questo vogliono fare. E allora qui ci troviamo ancora una volta davanti a una maggioranza che sbanda, probabilmente tenteranno di vendere voti a destra come hanno fatto l'ultima volta, perché non hanno più una maggioranza, e si replicherà probabilmente qualche altra cosa sconcia, sconcia come quell'altra cosa che abbiamo visto sul turismo, perché se posso fare un minimo di Così, riferimento. lei già ha introdotto in qualche modo l'argomento. L'altra sera il Consiglio Comunale è finito alle 4 del mattino, si è consumato questo fine della maggioranza del Movimento 5 Stelle, la creazione di qualcosa di nuovo che non abbiamo ben capito che cosa si tratta. Lei è intervenuto anche parlando degli interventi della tassa di soggiorno e del ruolo del consorzio turistico. Ma infatti, cioè, qui è evidente che oramai si tratti di 16 milioni di royalties o mezzo milione, diciamo soltanto, tra virgolette, attenzione, 500 milioni noi, 500 mila euro noi li guadagniamo, non so, in 15 anni. Comunque, per dire, anche con queste cifre più piccole loro riescono a non dare conto di come devono essere spese. Lì c'era la spesa di quella somma che deriva dalle tasse che pagano i nostri turisti e che diciamo, gli esercenti restituiscono, ovviamente incassano, diciamo meglio, per conto del comune. Ebbene, hanno fatto uno spezzatino, hanno previsto un sacco di. Ma la cosa interessante qual è? Interessante per modo di dire, sono ironico, che la proposta dell'ex assessore Martorana, passata al nuovo assessore, è stata completamente revisionata da una maggioranza pseudo-grillina di destra, diciamo della galassia di Pasqualiana. E mi è sembrata una grossa patacca, così come alcune dichiarazioni che ho sentito fare dal presidente del consorzio degli Iblei, il quale si vanta del fatto che una pubblicità passata nel giugno del 2015 in televisione abbia avuto 24.000 contatti. Scusatemi, in termini di immagine, di ricaduta di immagine, no? In termini di ricaduta economica, culturale del turismo, che tipo di misuratori sono stati utilizzati? C'è stato un metodo scientifico? C'è stato un metodo empirico? Perché guardi, se io vendo fette biscottate e faccio una pubblicità e la mando in onda per 24 milioni di contatti, se le mie fette biscottate vendono, la pubblicità ha avuto esito, come fa
un presidente di un consorzio che mi pare si stia anche candidando a guidare altro tipo di consorzi e di gruppi, come fa a quantificare un ritorno d'immagine? Allora, con questa stessa logica che io ho definito patacchiara, nel senso che è proprio di scarso valore professionale, questa maggioranza, che è oramai una maggioranza destra, sinistra, gente non si capisce più, questa maggioranza continua a barare atti e a non dare conto di come si spendono i soldi pubblici.